si è formato qui a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, a poche centinaia di metri da dove abita la sua famiglia, San Giovanni, e a pochi chilometri da dove è nato, San Vito al Tagliamento. Brian Cristante ha iniziato nella società artistico-sportiva Casarsa. Un ragazzo è così che è partito dal settore giovanile in questo campo qui, si inorgoglisce. E poi ha avuto la sua, il suo exploit quando poi, a seguito di un accordo che noi avevamo, che si lavorava insieme con un'altra società del Veneto, la Limentina Gorghense, in cui ci si scambiava anche giocatori, e poi da lì è partita la sua avventura. Nella società dove ha mosso i primi passi, suo padre tuttora fa il dirigente e lui torna spesso, l'ultima volta per abbracciare i bambini della scuola calcio prima di iniziare il ritiro con la Roma in estate. È stata una bellissima giornata di festa e anche i ragazzi nostri sono stati molto contenti della sua visita. Brian Cristante per noi è diventato anche un simbolo, insomma. E un simbolo per Casarsa lo è stato ben prima di Cristante un protagonista assoluto del Novecento, che condivide col giocatore della Roma non solo le radici, ma anche la squadra di calcio. Poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, in una parola sola, intellettuale. Pierpaolo Pasolini ha vissuto in maniera totalizzante l'ultima rappresentazione di sacralità del nostro tempo, il calcio. Friulano d'origine, bolognese di nascita e di tifo, come testimonia la sua stanza della casa di Casarsa, oggi centro studi Pierpaolo Pasolini, dove ha vissuto a lungo e passato spesso l'estate, dipinta di rosso-blu in epoca giovanile. Pasolini era un tifoso del Bologna e i suoi primi calci al pallone li dà proprio a Bologna negli anni del liceo, alla fine degli anni 30. Ma venendo a Casarsa per le vacanze estive, entra nella squadra del Casarsa, che si chiama non a caso SAS, cioè Società Artistico-Sportiva. Ha contribuito a fondare il Casarsa, ci ha giocato e anche lui, come Cristante, ha avuto mamma Roma nel destino. Tante le vicende che lo legano alla capitale, tanti gli aneddoti, dal giorno in cui l'ha conosciuta fino all'ultimo momento. Io l'unico di cui sono stato in qualche modo testimone va collocato nell'episodio della sua morte. Quando la salma di Pierpaolo, dopo l'orazione funebre a Roma tenuta da Moravia, si trasferisce per la sepoltura e il funerale a Casarsa, alla chiesa di Santa Croce, che è una chiesetta che lui aveva molto amato quando viveva qui. Ad aspettarlo eravamo 6-7 ragazzi del circolo culturale di Casarsa e c'era anche mio padre. Sulla bara c'era una maglia giallorossa della Roma. Questa cosa mi colpì perché sapevo che era bolognese, ma evidentemente qualche tifoso a Roma, prima che partisse, volle mettere questa maglia e con questa è stato sepolto. A Motta di Livenza, invece, Brian Cristante l'ha portato Bruno Cover, talent scout della Liventina, che l'aveva scoperto a Casarsa. Il ragazzino è venuto da noi per fare il campionato esordienti. In quell'anno lì c'era anche un interesse dell'Atalanta. Grazie forse ad aver parlato in maniera un po' più con i piedi per terra, diciamo, senza fare grandi promesse nel percorso che avrebbe fatto a Motta di Livenza, e anche perché come Atalanta non avevano nessuna società di riferimento vicino, noi a 33 km comunque c'è una buona distanza, siamo riusciti ad avere la fiducia del progetto proposto alla famiglia e ai genitori, quindi il ragazzo è venuto da noi, insomma. È stato un leader dall'inizio, diciamo un leader silenzioso, perché in campo non è che parlasse, che incitasse i compagni, così. Lui però col suo modo di fare, di lavorare, di essere sempre pronto a ricevere palla, pronto a giocare per i compagni, era riconosciuto da tutti come un leader e quindi aveva una personalità proprio con i fatti, non con le parole. Alberto Romano è stato il suo mister per quasi 3 anni e ha contribuito alla sua crescita. Beh, Brian spiccava sicuramente in struttura fisica ed era, diciamo, un precoce da questo punto di vista, era nettamente più grande degli altri. Spiccava in personalità, spiccava in capacità di approcciare l'allenamento con spirito da ragazzo maturo. Nell'allenamento lui sapeva gestire le forze e nei momenti della partita lui doveva vincere. Quindi è sempre stato un protagonista da questo punto di vista, fin all'eccesso in qualche momento, nel senso che
questa modalità di essere probabilmente lo faceva già grande prima. Serio, concentrato, di pochissime parole, lo descrive così Luigino, l'autista della società. Andavo a prenderlo dai nonni che veniva fuori da scuola a San Vito, facevo il giro da prendere gli altri ragazzi e venivo sui 70 km, faceva. E studiavo in pulmino tante volte e poi alla lo portavo in campo a Mota e poi alla sera lo portavo a casarsa dei genitori. Visto questa personalità era quello che dirigeva, nel senso che il gioco passava sempre da lui. E giocava o a due o metodista proprio davanti alla difesa. Come cultura della società c'è quella sempre comunque di tenere la palla e di non buttarla mai via. Anche adesso quando si vede giocare comunque lui va sempre a rischio. Dalla Liventina poi ha spiccato il volo verso il Milan. L'anno prima era andato via Kisly Boateng 94, quell'anno lì poi ho iniziato con qualche percorso per qualche allenamento a Milano, a Vismara, al centro Vismara, portavo su direttamente io Brian a fare allenamento lì. Dai 13 ai 16 anni esordio in Champions prima e in campionato poi, il primo gol a San Siro, ma qualcosa andò storto in rossonero e fu Benfica. Tante promesse di impiego di giocare, alla fine niente, insomma, è stato anche contento in quell'anno di andare via dal Milan. L'esperienza a Benfica gli ha fatto bene, però il passo, il ritmo era un po' diverso, sicuramente l'ha fatto aumentare un po' anche la sua frequenza di passo, gli è stato utile questo, capire che ancora probabilmente non era un giocatore, insomma, come tutti cominciavano a dire. Nel mezzo Palermo e Pescara da dimenticare, poi l'Atalanta della consacrazione. Riprendere con una società importante dove magari non hai la pressione che puoi avere in altre società. C'è stato anche Gasperini, insomma, che l'ha voluto, che ci ha creduto tanto in lui. È venuto fuori ancora di più, insomma, ecco, si è lasciato più libero di andare a concludere e lì, insomma, fa male quando si inserisce. E l'obiettivo di essere lui l'eccezione che conferma la regola che fuori da Bergamo certi giocatori si perdono. Cristante può essere l'eccezione, sicuramente i tempi saranno un po' più lunghi di quello che magari la gente ci si può aspettare. Ha una personalità che riesce a superare anche le difficoltà ambientali, sicuramente, non si scoraggerà, non si lascerà andare, però è un giocatore che ha bisogno di tutta la squadra. All'Atalanta è stata così, perché c'erano uno per tutti, tutti per uno, tutti si muovevano in campo, correvano tanto. Per un momento alla Roma forse questi meccanismi, automatismi che aveva lì a Bergamo ancora c'è qualcosa di diverso, insomma, eccoli.